Vuoi vedere Dio? Guarda e contempla la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai farisei: io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Il peccato rende le persone incapaci di incontrare Dio, di seguirlo, di cercarlo. Il fariseo diventa qui ideale di chi non riconosce la propria cecità. E Dio, so riconoscere i limiti della mia poca fede? Dicevano allora i giudei: vuole forse uccidersi dal momento che dice: dove vado io, voi non potete venire? Non capiscono che Gesù è Signore della vita e non della morte, non comprendono che sono loro i morti. E diceva loro: voi siete di quaggiù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Io sono colui che sono. È questo il nome di Dio dell'Antico Testamento. Crederlo è riconoscere che Gesù è veramente Dio. Gli dissero allora: tu chi sei? Gesù disse loro: proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire di voi e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è veritiero e le cose che ho udito da lui le dico anche al mondo. Non capirono che egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono. Gesù qui si riferisce all'essere innalzato sulla croce. In pratica ci sta dicendo: quando morirò crocifisso, rivelerò che io sono Dio. Dio che muore è il suo più grande atto d'amore. E che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me. Non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. A queste sue parole molti credettero in lui. Nella croce so riconoscere Dio. Cosa sono disposto a fare per amore di Dio?